Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, questo video l'ho registrato a parte perché sono gli acquisti che ho fatto al mercato. Sono tantissime cose, quindi adesso ve le comincio a mostrare anche perché ho urgenza di sistemare il tutto. Allora, sto girando questo video prima di cena, infatti andrò veloce anche perché ho cercato un attimo per mettere tutto insieme, insomma, anche se già lo avevo cominciato a fare. Ho messo tutto in un bustone, poi io cosa faccio? Di solito quando vado al mercato igienizzo, faccio due lavatrici di questi capi, prima igienizzante, dopodiché li lavo. Diciamo con ammorbidente, eccetera, detersivo, e dopo li sistemo tutti. Infatti, li ho sistemati tutti in una busta per mostrarveli. Detto ciò, partirò così velocemente perché non posso soffermarmi. E poi vi volevo dire che tutto questo che vi mostro, tutti questi pezzi di abbigliamento che vi mostro, li ho pagati tutti un euro l'uno. E questo è un mercato che si tiene il giovedì e il venerdì e nella mia zona e io vado abbastanza spesso quando riesco, insomma, però spesso e vado almeno una volta a settimana. Cerco di andare presto proprio perché questo signore ha tantissime cose carine, però bisogna scavare, insomma. Ok, partiamo subito. Allora, vi mostro questo pantaloncino. Queste, diciamo, sono le ultime cose, vi mostro da quello che ho preso ultimamente fino ad andare a ritroso. Allora, ho preso questo pantaloncino del marchio Turnover, è semplice nero, però la particolarità è che dietro ha questa cerniera e nel laterale ha queste strisce rosse di tessuto e poi tutto sfrangiato. Questo qui è una taglia S. Molto molto carino. Poi, sempre come pantaloncino, ho acquistato questo shorts di Bershka nella taglia S con l'elastico in vita con la molla e sotto anche questo sfrangiato. Poi ho acquistato questo costume intero. Io credevo non mi andasse perché è una taglia M, è del marchio Shein. Ecco qui. È del marchio Shein e mi ha colpito per i colori perché è un accostamento un po' strano, però funziona, cioè nel senso che mi piace come mi sta in viso. Poi ho pensato, mal che vada, lo regalo a mia nipote. Allora, questo qui è il pezzo di sopra e poi sotto, aspettate che mi alzo che ve lo faccio vedere. Poi sotto c'è questo slip a vita alta. Quindi non vi esce la pancia fuori, ma solamente questo pezzo e ha il monospalla. Ho dovuto staccare perché stava suonando l'antifurto. Poi ho acquistato questa giacca di Zara Boys. C'è scritto taglia 13-14, ma è molto particolare perché ha questa costina col quadratino. È davvero molto bella. Aspettate che ve la faccio vedere, mi alzo all'impiedi. Ha questo colletto, poi ha i bottoni, anche i taschini laterali e poi dietro scende con questo righino, non so se lo riuscite a vedere, ha un leggero spacchetto, ma la cosa che mi piace tantissimo è proprio la trama di questa giacca. E quindi nel caso io la conservo a mio figlio, non credo vada a me, però. Poi ho acquistato questa tutina di Bershka, questa qui è per stare in casa, nella taglia S, e scende un po' il pantaloncino a campanella, ci sono ancora segni delle mollette e nel laterale ha questa scritta, anche se a me non piace tanto, a me proprio le scritte in generale non piacciono, però questa qui per casa semplice mi piaceva perché questo blu elettrico e poi a me piace tantissimo la costina. Poi aspettate, ho preso questa shirt del marchio Yoshi e è tutta nera, semplicemente porta solo la scritta Yoshi brillantinata e nel laterale
porta queste due strisce con diversi colori di brillantini. Poi questa magliettina scollo a V, che ha una doppia fodera all'interno ed è a tre quarti in questo colore rosa cipria e in questo marchio Made in Italy, molto molto semplice. Questa qui l'ho presa tipo quando comincio a fare quel freschetto indefinito e poi ho acquistato questo giubbottino di jeans. Mi piace tantissimo il lavaggio, il colore è questo grigio sfumato nero del marchio Guess, è una taglia M ed è semplicissimo, solo l'unica particolarità che porta tutto intorno, a parte qui c'è il marchio ancora, la targhetta, porta tutto intorno i passanti come il jeans. Questo è molto molto bello. Infatti quando l'ho visto me lo sono preso subito e dopo vi mostrerò anche altri giubbettini di jeans. Poi ho trovato un Levi's, un jeans Levi's, semplicissimo, solo che porta le rotture sul davanti, dietro è liscio, semplice, ha ancora tutta l'etichetta attaccata. Questa qui, cioè del Levi's, ho preso taglia 42, però mi piace perché sutto finisce a sigaretta. La maggior parte dei sigarette, cioè dei pantaloni, dei jeans che finiscono a sigaretta sono tra i miei preferiti. Poi ho acquistato questa magliettina, aspettate che la giro al contrario, che erano tutte sullo stendino, molto semplice, scollo a barca e con queste righine del marchio Besca, è una taglia M. Questa qui è bellina anche per andare a mare o comunque su uno shorts, anche un po' abbassata così con le spalle che fuoriescono. Poi ho acquistato questa maglietta che in realtà non so di che marca sia perché il marchio è stato tagliato, ho anche la batteria scarica. Adesso vi mostro. È particolare, credo sia anche una taglia grande, forse una M, non lo so, una L. Comunque è questo arancio ed ha, è molto semplice, però qui ha questi, ha il tessuto diciamo che si sovrappone, non so se riuscite a vedere. È molto molto carina, solo che secondo me questa qui forse fa un po' più così sbrusata, o a meno che la taglia non sia proprio grande perché l'etichetta è stata tolta appunto e non si vede. E poi però mi piaceva tantissimo il colore arancione, quindi l'ho presa. Mal che vada la regalo a una delle mie sorelle. Ho trovato questo shorts gonna barra shorts del marchio Besca nella taglia sempre S. È di cotone ed ha questo laccetto e sotto porta il pantaloncino e anche la cerniera laterale. Questo anche molto carino, questo quadretto con questo colore. E poi ho acquistato questo giubbotto stupendo, secondo me, cioè questo è proprio l'affare del secolo. Il marchio, vi dico la verità, non lo conosco, adesso ve lo mostro. Ma la bellezza c'è, cioè, di questo giubbino proprio non si spiega, cioè a parole così non si spiega. Adesso ve lo mostro. Allora, è un semplice giubbino di jeans, però la cosa particolare è che ha le maniche di tessuto e finiscono con il polsino, tipo come tuta. Cioè no, tipo come tuta, e hanno nel laterale questa taschina con la zip, con la chiusura. Ovviamente lo devo stirare e quant'altro. E dietro, sempre tessuto in jeans, ed è di questo marchio che io non conosco, Original Outfit. Non so cosa sia, vabbè. Comunque questo qui
Non so di che taglia l'ho preso perché non ci ho fatto più tanto caso. Ah, taglia S, size S. E poi ho preso questo giubbinetto di jeans per mio figlio di Zara. Adesso ve lo faccio vedere, stupendo. Cioè, questo è veramente stupendo. Aspettate che ve lo mostro. Mentre ho tutti i capelli che si attaccano dal caldo. Eccolo qui. Questo qui è di Zara. C'è scritto size 7. Non so se credo corrisponda agli anni, ma mio figlio va sicuramente. O comunque lo sfrutterò tutto settembre-ottobre. E ha questo lavaggio chiaro scuro a due tonalità di jeans. Molto semplice con il marchio dietro. Questo veramente veramente molto molto carino e ha i taschini sia sopra che nel laterale. Ok, poi ho acquistato questo vestitino, aspetta vi appoggio, per andare in spiaggia, molto semplice, beige con questa stellina. Non è cortissimo, infatti arriva giusto giusto sopra al ginocchio. Poi secondo me è un misto tra lino perché deve essere molto fresco. Secondo me è l'unica cosa che porta questo elastico in vita. Poi ho acquistato questo pantalone del marchio Insanity. Credo sia da uomo, però l'ho preso ovviamente per me perché mi piacciono tantissimo questi pantaloni. E ho un pantatuta però di tessuto grigio con il laccetto nero. Dietro porta questo taschino, è un po' più cavallo basso, ma la cosa particolare è che ha questo righino e sotto scende sempre a sigaretta. Sono molto 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 carino, ma anche il tessuto si sente che è di qualità. E poi un vestitino che non mi appartiene, però non so perché l'ho visto, mi è piaciuto. Ho pensato sempre all'estate, non so neanche che taglia sia, credo sicuramente sia una taglia grande, non c'è neanche scritto dentro comunque, perché dall'etichetta non si vede niente. Ho acquistato questo vestitino con questi tre colori e porta le maniche con le ruche tipo merletto. Io di solito non indosso questi abiti perché ho paura che mi ingrossino, questi qui un po' a campana, però comunque mal che vada lo regalo. Poi ho acquistato questo qui invece molto molto carino. Cioè, mi sta venendo il mal di gola, sarà l'aria condizionata. Comunque questo qui è in taglia XS, è di Pull & Mear ed è molto molto carino, ha i quadretti bianchi e neri. E anche questo è, arriva un po' prima del ginocchio, porta la zip sul retro ed è elastico nel laterale. Questo è molto molto carino, veramente molto carino. E poi è morbidissimo e ha anche lo spacchetto. Poi questa camicetta, che non so se darla a mia mamma, era di H&M. È un giallo ocra, è di cotone sicuramente, mistolino, cotonellino, perché è veramente leggerissima. Aspettate che adesso vi dico. Sì, perché io controllo anche questo. C'è scritto Made in Turchia. E 100% cotone. Vabbè, comunque mi sembra anche un po' lino. Comunque questa qui e porta questi laccetti al collo. Sì, penso che la darò a mia mamma perché non è un colore che mi piace molto. Poi ho acquistato questa qui che invece è molto molto carina. Però questa va utilizzata solo per il mare perché l'ho indossata, l'ho provata per vedere se me la potevo mettere così per uscire di corsa a fare la spesa, ma
è molto scollata e trasparente, è di Terranova nella taglia S, è una tutina con il pantaloncino molto fresca, però come potete notare, cioè, è trasparente. È bella perché ha questo sul davanti, questo doppio petto così, però è molto scollata, quindi qui stava bene solamente secondo me per andare a mare. E poi ha l'elastico in vita. Poi ho acquistato questo jeans di questo marchio, Candid and Denim. È molto semplice anche questo. Questo qui è una taglia M. Ha questo lavaggio sempre chiaro ed ha tutti questi strappi solamente sul davanti, perché poi sul retro li ha solo sul taschino. Questo va molto aderente. Per fortuna ho preso la M, infatti ho pensato che mi andasse un po' largo invece. E scende sempre sotto a sigaretta. Poi, come jeans, ho preso questo pantaloncino di non so quale marca, nella taglia M, che è fatto così. Porta degli strappi sia sul davanti che sul retro, di taschini anche tipo macchie di pittura. Questo qui molto molto carino. E poi, invece, ho preso questa gonna di Bershka, nella taglia sempre S. Lavaggio sempre chiaro, ecco qui, sfrangiata un po' sotto, e poi è carina perché ha questo spacchetto sul davanti. E poi ho acquistato, aspettate che non mi ricordo manco io, devo girarli, questo vestitino molto semplice del marchio H&M nella taglia S. È un dress molto semplice, nero, tre quarti di manica di cotone, anche elastico. Questo qui va bene sempre per quei tempi tipo settembre, secondo me, inizio ottobre massimo. Poi ho acquistato questa magliettina di Bershka, anche questa secondo me carina con uno shorts, tipo con quello lì precedente che vi ho fatto vedere, tipo questo. Aspettate, tipo questo qui. Un po' macchiato di pittura e strappato. Questa qui è molto semplice, bianca, con lo scollo un po' a V, un po' a barca. Questo qui è nella taglia, l'ho trovata nella taglia S, per carina perché davanti a questo drappeggio, sempre molto elastica. E poi ho trovato questo qui che pensavo inizialmente fosse una gonna, però l'avrei presa lo stesso, solo che poi mi sono accorta dopo che è un vestito, ma questo è proprio il vestito secondo me dell'estate. Allora, mi alzo perché ve lo devo far vedere per forza. Allora, in effetti io credevo inizialmente così che fosse una gonna, dopodiché mi sono accorta che era troppo lungo per poter essere una gonna e quindi è un vestito a fascia con il gonnellone. E ha questi colori, mi arriva giusto giusto sui piedi, quindi credo che dovrò, non so, farci qualche modifica o accorciarlo, perché io sono effettivamente molto bassa. Comunque i colori sono questi. Cioè questo, secondo me, con i capelli anche un po' tipo onde o raccolto, è molto molto bello. Ha tutti questi colori e poi questo è freschissimo, sicuramente. Il marchio non ve lo so dire perché l'ho cercato ma non c'è. Credo sia forse, stavo dicendo, credo forse sia taglia unica. E poi ho acquistato questo vestitino nella taglia M del marchio, cioè della linea Divided di H&M. Molto semplice, col grigio, scollo a barca ed è a costina. Ok, poi ho acquistato questa magliettina l'avevo girata al contrario. Comunque, ho acquistato questa maglietta manica lunga. Questa qui è un effetto tipo tie-dye, cioè tipo un po' sfumata.
mi piaceva perché, a parte per come è lavorata sulla manica, che ha tipo questo effetto a rete, vedo o non vedo, e poi aveva questa manica che finiva tipo simil pipistrello, lavorata così. Non è ampissima, quindi a me piace perché quelle poi troppo a pipistrello non sono di mio gradimento. Comunque questo qui è molto semplice, in questo colore, un viola sfumato. E poi ho acquistato, rimango sempre in piedi per farvi vedere queste qui a maniche lunghe. Questa qui di Bershka nella taglia S è molto molto semplice, bianca, è un po' più corta sul davanti e finisce più lunga dietro. Questa è veramente semplicissima e porta solo questi bottoncini. E la stessa cosa. Stessi bottoncini, cioè il bottoncino sulla manica. E poi sempre bianca chiara di questa marca Sant'Oliver, non so. Comunque questa qui è un po' più particolare perché è sempre corta davanti e lunga dietro, ma porta la cerniera. E queste qui a me piacciono tantissimo perché me le porto tipo anche appresso d'estate quando la sera fa un po' più freschetto. Poi è bella perché è bianca con l'abbronzatura. E poi ho acquistato questo body di Stradivarius nella taglia XS. Trasparente, tutto trasparente. Però questa qui, per esempio, a me piace indossarla anche per uscire con un gonnellone oppure con uno shorts di jeans lavaggio un po' più scuro e metterci sotto. Io ho dei bikini, diciamo il pezzo di sopra, tipo quelli un po' più particolari con gli Swarovski, con le paillette, quindi mi piace fare questo accostamento. E poi ho acquistato sempre a body di Bershka nella taglia S, questo qui con i bottoncini, sempre a costina, bianco. E poi ho acquistato questa qui che non so di che, diciamo, non so di che marchio sia. Credo si pronunci, non so se Enza Costa, credo di sì comunque. Il marchio è questo. È 85% cotone e 15% cashmere, made in USA. Comunque questa qui in effetti, a parte che è morbidissima, io pensavo fosse rotta inizialmente, perché adesso vi faccio vedere dietro, se, ho pensato forse se uno mi è strappata. Comunque è questo grigio che a me piace tantissimo, cioè proprio ho le tute, ho un sacco di magliette di questo colore. Comunque è fatta così, in pratica davanti scende normale dritta e poi sul retro ha questo spacco, cioè quindi avete tutta la schiena scoperta. Ma cioè, è veramente. Stanno volando tutti i pelucchi. È veramente morbidissima. Poi dopo ci sono arrivata perché conteneva anche il cashmere. E poi ho trovato nella taglia M, quindi credo mi andrà un po' larga, però non fa niente perché quando ho visto sta cosa, una shirt di Bridgerton. Questa qui è del marchio Stradivarius. Infatti, qui c'è scritto nell'etichetta Bridgerton Netflix. Comunque questa qui è molto semplice, vabbè, penso che non so se la userò, penso per casa o per uscire. Comunque ha tutta questa scritta argento in rilievo con questo stemma. E poi aspettate che prendo le altre cose. E poi ho acquistato questo vestitino di Bershka nella taglia XS. Questo qui scende un po' più a campana,
po' più sfasato ed ha è sempre a costine, però costine un po' più larghe, tipo grigio, bianco, però su un fondo nero. Molto semplice. Questo penso di regalarlo a mia madre o a mia sorella, perché non è molto mio genere, più che altro per come scende. Poi ho acquistato questo qui, mi è piaciuto subito. È taglia 40, Stradivarius, è sempre un pantaloncino, c'è cioè una gonna finta, pantaloncino con questo laccetto ed è di cotone, cotone lino, cotone mistolino e ha porta la cerniera sul retro. Poi ho acquistato questa shirt di Zara taglia M. È una semplice shirt bianca, però poi sulle maniche porta tipo maglina, l'orlo in maglina, con il dorato, col filo dorato e nero. Questa qui si sente proprio che è cotone un po' più doppio. E poi ho acquistato questa qui, vabbè, per casa, non so manco che marchio sia, Nump. Questo qui nella taglia M, quindi anche un po' più comoda, porta dietro solo questa medaglietta ed è questo rosa cipria con questa scritta Rainbow arcobaleno, così. E poi ho acquistato questa qui del marchio, non so, anche questo si chiama Rainbow. Nella taglia S è una magliettina che può essere messa sia così e anche così. Sui toni del celeste, azzurro, blu e bianco ed è a costina e sotto finisce così. Aspettate che ve la giro. Finisce così. Questa non mi fa impazzire molto, più che altro perché il colore mi sbatte un po', forse non mi dona tanto. Però l'ho presa, casomai la do a mia nipote. Poi ho trovato questa gonna di Zara. È nera, sempre con l'elastico in vita. Infatti questa qui è 13-14, ma a me mi va perché l'ho misurata. E ha tutte queste rotture. E poi sotto è sfrangiata, molto bello il lavaggio. Allora, dovete sapere che io non amo particolarmente le gonne, però questa qui ha il suo perché, ha il suo fascino, insomma, con infradito anche gioiello, un corpetto, molto molto carina. E poi, aspettate che la giro, ho trovato in mezzo a tante cose questa felpa a giro manica del marchio, non so, è taglia S, questo sicuro, e c'è scritto, aspettate perché io avevo letto qualcosa, ah sì, qui c'è scritto Code White, non so, forse sarà un marchio. È una felpa col cappuccio e ha i taschini, porta questo laccio del cappuccio e poi ha questa zip giallo fluorescente su questo viola glicine. Questa mi piace tantissimo. E poi aspettate che ho veramente troppe cose qui sopra. Ho acquistato questa giacca sempre di questo marchio che vi ho fatto vedere anche prima. Sento Oliver, non lo so. Comunque questa giacca che porta tutti questi righini gialli all'interno è una giacca, aspettate. È molto abitata questa giacca, ha i bottoni anche un po' più larghi. Questa credo
abbastanza stretta, porta i taschini e giù. È un po' più ampia la manica e sul retro invece credo sia abitata, perché ha proprio questi spacchetti che secondo me, anche questo righino dietro, sono un po' più, vestono un po' più aderenti. E poi ho trovato questo pezzo di sopra di un costume. Io non compro mai i pezzi di sotto al mercato, semplicemente perché devono avere almeno quella specie di adesivo che copre, diciamo, sotto, che è attaccato nelle parti intime, proprio perché poi è una questione proprio di pulizia, di igiene. Comunque ho trovato questo qui, anche se aveva ancora l'etichetta, nella taglia S del marchio Zwicky. Ve lo faccio vedere. Questo qui mi è piaciuto subito per i colori, a parte che è molto molto elastico. A me piace tanto, la fascia deve reggere assolutamente, cioè non deve strabordare il tutto, e quindi mi è sembrata una fascia molto contenitiva, cioè bella aderente, ferma, stabile. E poi, a parte, vabbè, che ha queste bretelline carinissime con le ruche, e poi si possono anche regolare. Ma la fodera interna è con il fucsia a tinta unita. Si possono anche inserire le coppette all'interno, ma mi è piaciuto tantissimo proprio tutto questo mix di colori al suo interno. E poi ho acquistato di questo marchio Premium Denim questo jeans che io mi ricordo anni fa Gas fece un modello simile che a me piaceva tantissimo, o che aveva addirittura sia col chiaro che nella tonalità scura. E addirittura, se non erro, questo jeans era uno dei primi jeans ad avere il push up, quello lì con proprio tipo i cuscinetti all'interno, anche da ovviamente estraibili, che si potevano anche togliere. Comunque il modello è così, è super skinny, però è molto molto elastico. Mi piace tantissimo questo lavaggio, ma soprattutto mi piace il retro che mette molto in risalto il lato B, e sotto scende sempre molto stretto a sigaretta. Questo è proprio un bel tessuto. E poi a me piace tantissimo questo effetto, cioè delinea proprio il lato B. E poi, come ultima cosa, ho acquistato questo jeans dell'Alcott nella taglia 42, un po' più pesante, questo credo sia invernale. Comunque ha questo mix di tonalità sul blu, sia chiaro che scuro, ha i bottoncini, è anche un po' strappato sul davanti, ha queste rotture, scende a sigaretta, però una sigaretta forse un po' più larga, e poi sul retro è tutto liscio, semplice, così. E ha il rinforzo dietro per i passanti, diciamo, per la cintura. Ok, per quanto riguarda le cose del mercato ho finito, e adesso vi mostro le cose che invece ho preso da Zalando Privé. Allora, tutto quello che vi sto per mostrare ovviamente è accumulato nelle settimane, nei giorni, nel tempo. Qualcosa mi pare che ho già indossato, tipo avevo fatto un completo con questo jeans che adesso vi mostro. Ho acquistato una magliettina con le bretelline bianche, tipo uncinetto, panna, e poi sotto ci volevo abbinare, che poi effettivamente fa troppo caldo, quindi non ve la sento onestamente, infatti ancora l'etichetta. Ho acquistato nella taglia 42 questo jeans del marchio Clockhouse,
Più che altro per il colore, perché è un nero grigio e un grigio tipo canna di fucile scuro e porta semplicemente qualche rottura sul davanti e a vita alta, invece sul retro è semplicissimo. Ho anche la batteria scarica e poi finisce a sigaretta un po' sfrangiato. Ed è anche questo molto elastico. È la prima volta che prendo di questo marchio jeans, quindi l'ho provato, mi va e devo vedere se effettivamente mi trovo bene, insomma, anche nella comodità. Poi ho acquistato questa tuta, infatti la andiamo ad aprire insieme, nella taglia S del marchio Bershka. È un pezzo di tuta un po' sfumato, ma a me è piaciuto tantissimo perché forse la taglia è un po' grande, infatti io tentennavo se prenderla XS. Comunque è un modello jogger. E la cosa che mi è piaciuta è che sotto finisce con l'elastico, cioè a me non piacciono le tute che finiscono tipo larghe, oppure allora o mi piacciono i fuson a zampa, ma non mi piacciono le tute che finiscono sotto larghe. Si portano, ma a me non piacciono anche perché io sono bassa. Comunque, questa qui è la tuta sfumata. È veramente, secondo me, molto calda, però io credo che questa forse mi andrà un po' larga. La darò a mio nipote, apprezzerà sicuramente. Poi, sempre chiusa, sigillata, vi mostro questa magliettina del marchio Pieces, credo si pronunci così. Aspettate, questo è il marchio. Comunque, già altre volte l'avevo notata su Zalando Privé, solo che ho detto non lo so, non, avevo paura fosse troppo trasparente. Invece, questa qui nella taglia S è a manica lunga. È sì trasparente, ma non trasparentissima perché ha questi tipo effetto sghizzi di pittura sui toni dell'argentato. Oddio, non so se mi piace molto. Tipo l'ho pensata con un pantalone, ecco, anche tipo quel jeans a vita alta, molto skinny. Comunque il tessuto è veramente morbidissimo. Però non so se effettivamente il colore mi dona. Comunque, detto ciò, poi ho acquistato questa canotta che secondo me invece è troppo stretta. Cioè, troppo stretta perché secondo me è proprio il marchio che veste stretto. Questa canotta del marchio Evenwood. Io ho varie cose di questo marchio. È bellissima. Non è molto elastica, però mi piace tantissimo perché è un vedo non vedo, anche se sono sicura che non è super trasparente. Nella taglia, non so se già ve l'ho detto, S, però credo sia un po' piccolina, anche perché poi andandola ad allargare si rende ancora più trasparente, anche se questa comunque è prettamente estiva. Quindi anche come vi dicevo prima, con un bikini anche messo in modo tipo non a bretellina così, ma incrociato tipo così, con gli strass o paillette, viene molto carino. E poi scusate, non so, mi viene mal di gola. Ho visto questo e l'ho pagato intorno tipo 10 euro, una cosa del genere. Adesso tutti questi prezzi non li ricordo, anche perché ce l'ho sul telefonino dove sto registrando il video e mi devo anche muovere perché tra un po' si spegnerà. Ho trovato questo pareo, cioè questo telo barra pareo del marchio Pull&Bear e mi è piaciuto tantissimo. Qui dice taglia M. Effettivamente è molto molto ampio, quindi io credo sia sì un pareo,
Anche se io credo che, a parte metterlo, ecco, tipo così incrociato sul costume, sulla spiaggia, eccetera, ma credo di usarlo come proprio telo mare, anche perché è davvero molto molto grande. Io l'avevo già aperto, vi posso assicurare che è davvero gigante. Qui c'è anche la misura, è 1,90 per 80, quindi bello bello grande. E poi mi piaceva il fatto di questo effetto con questi colori sfumati e poi questa fantasia. E poi, sempre del marchio Pull&Bear, ho trovato questo costume nella taglia S, anche se comunque questi costumi di Pull&Bear vestono molto molto piccolini, vestono stretti. Ho preso questo costume a righe con l'arancio, è un arancio abbastanza scuro, e le righe arancio e bianche, e dietro ha questo scollo e porta poi la targhetta del marchio Pull&Bear. Però mi piace perché nel laterale è molto molto sgambato, mi piace veramente tanto, l'ho provato, l'ho indossato, anche se effettivamente è un po' aderente, un po' stretto, però comunque ha questa particolarità nel lato, cioè nel laterale, che ha una scollatura bella ampia. Poi, sempre di Pull&Bear, ho acquistato sempre nella taglia S questo qui, che invece veste molto aderente, è sempre un costume intero, però è molto particolare perché ha, aspettate, se sentite il rumore, lo sgabellino, scende senza scollature, senza spacchi, senza niente, però anche dietro. Però ha questo gioco con le bretelline, anche con la coppetta, cioè non c'è la coppetta, però comunque con il pezzo, diciamo, del reggiseno che è indossato. Io l'ho visto sulla modella, sulla foto, per questo l'ho preso. Era molto molto particolare. E ha questo occhiello qui con un bel rinforzo. E vi posso assicurare che è molto elastico. Però dall'altro lato vi fa un effetto sulla pancia tipo guaina. E infatti ho visto che fa anche, se non lo volete prendere intero, insomma, anche su Zalando fanno anche solo il pezzo di sopra. E poi anche questo dietro porta la targhetta. E poi per mio figlio, però l'ho misurato, qui dice taglia unica, però un po' grandicello, quindi credo lo userò io o comunque lo regalerò a mia nipote. Ho acquistato sempre del marchio Evenwood questo cappellino, pagato tipo una sciocchezza, questo cappellino a pescatore con questo arcobaleno. Mi piace perché spugna, poi l'ho pagato, ecco, veramente una sciocchezza, tipo veniva 6 euro, ma è molto molto carino perché questo blu elettrico, uno dei miei colori preferiti, e poi ha questo disegnino in rilievo ed è molto molto morbido. E poi ho acquistato, questo è un body, ma è stupendo. E di Stradivarius, se mi ricordavo bene, nella taglia S l'ho preso. Questo qui veste veramente benissimo. Allora, in effetti è un body a costina con il nero ed è particolare perché è un po' sgambato sempre, è un po' scollato nel laterale. Questo lo potete mettere sia così che così, con la spallina un po' più scesa. E poi la particolarità è che dietro riporta questo scollo molto molto particolare, questo comunque con gli shorts, con un bel gonnellone, con un infradito anche particolare, anche un semplice infradito
Havaianas tipo quello con i brillantini, eccetera. È molto molto carino e poi veste veramente bene ed è molto molto elastico. Vi ho detto che è un body, mi pare di sì. E poi questo qui non lo apro perché già mi viene l'ansia solo se lo vedo adesso, però l'ho preso perché l'ho pagato pochissimo, tipo 5 euro. È uno sciarpone di questo marchio Fire and Glory. È uno sciarpone con questi colori sulle tonalità del verde, verde lime, verde bosco, appunto verde è il mio colore preferito, taglia unica e se non erro questo qui porta anche delle frange, però vi posso assicurare che questo secondo me è proprio, non so, lana pura, che cos'è? Non riesco a leggere, comunque etichetta perché è dentro, però questo qui sarà un super mega sciarpone di quelli lì proprio bollenti. Ok, adesso vi ho mostrato veramente tutto, credo. Se mi dovesse mancare qualcosa lo aggiungo in un secondo momento. Adesso però vi voglio mostrare un pacchetto che mi è arrivato stamattina da Notino. Prima di mostrarvi però il pacchetto da Notino, dimenticavo di farvi vedere un acquisto che ho fatto in un negozietto, un outlet che c'è giù a casa di mia mamma, che vende sai, costumi, insomma abbigliamento, pochette, borse, scarpe e quant'altro di marca, tipo De Zenis, Calzedonia, insomma vari marchi. E io avevo già adocchiato questa pochette. E alla fine mia sorella me l'è andata a prendere e mi ha fatto una sorpresa. Adesso ve la faccio vedere. E poi sono andata un giorno con mio figlio, un pomeriggio, e lui ha scelto per me questo costume. Adesso vi mostro cosa ha acquistato. Allora, questa pochette io già l'avevo vista, la faceva in due colorazioni, sia col rosa che col giallo. Alla fine era rimasta solo questa gialla. Cioè mia sorella però l'ha presa comunque, perché conosce i miei gusti e sa che mi sarebbe comunque piaciuta a prescindere. La pochette in questione è questa, il marchio Vicolo. Costava prima 10 euro, alla fine poi, secondo me, saranno rimasti pochi pezzi. Infatti questa era, ce n'era un'altra e basta. L'ho pagata, cioè mia sorella me l'ha regalata, l'ha pagata 5 euro. Mi piace tantissimo perché questa qui, cioè queste borsette così, io di solito le utilizzo quando vado a mare, che ci metto dentro tipo i solari, la spazzola. Poi io mi sono comprata una piccola tangle teaser, sempre tipo fluorescente, quindi cioè voglio dire. E poi mi piaceva tantissimo questo effetto olografico. E poi, sempre a 5 euro, taglia M per fortuna, perché c'era anche S, però mi sembrava troppo aderente. Mio figlio mi ha fatto prendere questo costume di De Zenis, arcobaleno, dice mio figlio. Effettivamente è tutto colorato ed ha questo effetto tipo un po' onde, non so se riuscite a vedere. Comunque, diciamo, l'interno, la fodera è arancio. Poi porta questo incrocio sul retro e ha questa scollatura. E poi questo qui ho visto che è un po', diciamo, scende un po' a brasiliana, come mutandina insomma, e per fortuna vi ripeto ho preso una taglia in più perché il modello veste veramente molto aderente, però è elastico, non troppo, fa sempre quell'effetto tipo guaina, ma poi il colore, cioè tutto questo mix di colori molto summer, molto estivo. E adesso vi mostro il pacco che mi è arrivato stamattina da Notino, io super felice. E la mia paura è che tardasse ad arrivare, anche perché alcune cose all'interno mi occorrevano. E adesso ve le vado a mostrare. Allora, già vi dico che il totale è di 45 euro. E adesso vi vado a mostrare cosa ho acquistato. Allora,
È la prima volta che ho visto questo marchio. Cioè, in realtà, dopo che ho fatto, una volta già acquistate queste cose, sono andata su TikTok e ho notato che è parecchio conosciuto, non nel nostro paese. Ma c'erano tanti video a riguardo di ogni singola cosa e quindi mi ha incuriosito perché non credevo poi da vicino, non credevo fossero così di buona qualità. Allora, ho preso giusto due cose, però ho visto che vendono anche tipo dei prodotti per fare la skincare che voglio assolutamente provare, anche perché hanno una maschera viso olografica peel off, quindi assolutamente anche e costa anche pochissimo, tipo sugli 11 euro. Comunque, ecco cosa ho acquistato. Ho preso questo frontino, il marchio è questo, Bahama. C'era sia nella colorazione rosa che in questo viola, ma mi è piaciuto tantissimo perché di solito io tipo ne ho uno preso da Shein e uno preso da, invece l'ho presi da Primark se non erro, ma questo qui a parte che è morbidissimo, ma ha questo, diciamo, non so come dirvi, questo... Tipo questo modello è un po' più bombato, scende più bombato, cioè è un po' più bombato sopra, forse non mi riesco a spiegare, comunque è un po' più, troverò le parole, è un po' più bombato sopra e poi mano a mano questo bombato si riduce. Poi ha anche l'etichetta del marchio all'interno del frontino, ma poi è morbidissimo, cioè è fatto proprio bene, è rigido, la struttura è rigida, ma sopra è morbidissimo, proprio questo colore è fantastico. E poi ho preso questo scrunchie che credevo fosse più piccolo, invece è veramente enorme, in questo verde acqua, è pazzesco. E anche questo ha l'etichetta del marchio cucita, ma sono di una morbidezza pazzesca. Poi ho acquistato una cosa che mi occorreva per avere anche la consegna gratuita, perché io di solito faccio pagamento alla consegna. Comunque l'avrei preso comunque questo prodotto, ho detto comunque 2 o 3 volte, e il prodotto è questo qui. Era sempre sold out, non era mai disponibile. E questa colla per le sopracciglia del marchio, vi dicevo, di questo marchio Got to Be, e una colla si sì, può essere anche sia per sopracciglia che anche per i baby hair. Infatti dietro c'è proprio un'immagine sia dei baby hair che delle sopracciglia. E questa qui è da 16 ml, io l'ho pagata anziché 6 perché c'era il 20% sugli articoli per capelli, l'ho pagata solo 4 euro, non era mai disponibile, cioè io ho il tubetto grande che ho regalato a mio marito e infatti prendevo il pennellino, quei pennellini comprati su Shein, quelli lì solamente per le sopracciglia e utilizzavo quella. Alla fine ho trovato questa e sono felicissima. Poi mi ha incuriosito tantissimo. Allora, è un marchio che io ho un po' sottovalutato, però fa delle cose davvero bellissime. Anche perché spazia molto, mi piace perché è sia classico che moderno. Fa tante belle cose, ma soprattutto il pack delle cose che fa, di alcune linee che fa sono stupendi. Allora, ho acquistato alcune cose di Catrice. Allora, ho visto che c'era questa palette che era una palette della collezione estiva. La palette si presenta con questo elastico e questa è una palette viso. Aspettate che c'era l'adesivo ed ha questi colori. C'è l'illuminante, il blush e credo questa sia una tipo una terra, un bronzer. Eccolo
comunque all'interno ha tutte queste ha tipo tutti questi micro, vi dicevo, ha tutti questi micro glitterini. Aspettate che avvicino. Comunque sono un colore uno più bello di un altro. E questa palette è della linea Summer Obsessed Glowy Face Palette C01 Seaside Glow. Comunque sì, qui dice palette viso luminosa, quindi è prettamente per il viso, anche se comunque qualcosa può essere utilizzato anche come punto luce per l'interno dell'occhio, tipo questo illuminante. Questa qui mi ricordo di averla pagata 10 euro. Poi, sempre del marchio Catrice, vabbè, si è staccata, c'era questa targhetta, e di questa linea Poolside of Life, ho acquistato questa pochette olografica anche lei. In effetti questa è una linea dedicata alla piscina, se ho ben capito. La pochette era l'unico colore. E al suo interno, vabbè che io tolgo tutte le carte così vi mostro tutto, ho acquistato questo mascara sempre del marchio Catrice Fake It. Allora, questo mascara io in un video precedente vi ho mostrato un omaggio che mi è uscito con una rivista che ho preso in edicola. Non mi ricordo adesso, forse era Silhouette. Comunque ho preso un mascara della stessa linea, però con uno scovolino sicuramente diverso, perché questo scovolino io ho cercato di studiare un pochino questa linea di mascara, perché ne fanno vari con vari scovolini e ognuno, vi dicevo, ognuno svolge una funzione, e questo qui mi aveva incuriosita perché in alcuni video, soprattutto in un video dove mostravano tutti gli scovolini di questa linea di mascara, questo qui sembrava assomigliare o addirittura essere identico a uno scovolino di un mascara della MAC che avevo io tipo circa un annetto fa, che mi era piaciuto tantissimo. Ovviamente non sarà a quei livelli, però lo scovolino è quasi identico e quindi l'ho voluto prendere. Infatti, non lo voglio aprire per il semplice motivo che devo consumare, cioè devo ancora finire i mascara che ho io nel beauty, e anche perché una volta aperto poi scade, insomma, fa i grumi, quelle cose là. E vi stavo dicendo, non credo di fermarmi a questo, cioè nel senso che voglio comunque provarne anche altri, perché mi è incuriosito anche un altro tipo che è in curva. Ha uno scovolino proprio curvo e serve da una definizione, diciamo, un po' più particolare, quindi vi incurva le ciglia al massimo. Ho visto anche dei video a riguardo. Comunque, questo qui si chiama Fake It e dovrebbe dare volume e creare un effetto come tipo ciglia finte da provare. E dice che ha una durata di 24 ore. Vabbè. Questo, e poi ho acquistato sempre della Catrice questo lip gloss nella numerazione C01 Under Palm Trees. Allora, dovete sapere che anche questo lip gloss è, diciamo, è stato studiato prima di essere acquistato, perché non so se a volte vi capita. Ho pochissimo tempo, si sa, per spegnere il telefono, devo essere velocissima, però io mi dilungo in chiacchiere. Comunque, questi prodotti che vedete, questo, diciamo, acquisto fatto su Notino, è stato fatto tipo alle 3:20 del mattino. Non so perché a me mi prende così e faccio questi acquisti di notte, durante la notte, perché devo riflettere, insomma, su quello che acquisto, su quello che compro. E questo qui c'era anche sia col blu che, se non erro, anche con l'arancio. Fa parte sempre della collezione Poolside, e questo qui non so se riuscite a vedere, è questo verde lime, e poi sotto ha tutti è trasparente, ha tutti questi glitter,
Io ho visto questa ragazza che lo provava e dà un effetto molto molto particolare alle labbra. Comunque questo qui è da provare, sì, è un olio bifase per le labbra. E poi, come ultima cosa, ho sempre visto dei video a riguardo, non conoscevo l'esistenza di questo shampoo che fa anche maschera, ma fa anche spray per proteggere i capelli dal sole, che ovviamente è sold out. Un motivo ci sarà. Comunque, ho acquistato questo shampoo però nella mini size 100 ml di questo marchio Goldwell Dual Senses, di questa linea. C'è la linea prettamente, credo, per proteggere i capelli dal sole. Infatti, qui dice che rigenera i capelli dallo stress per l'esposizione al sole. E questo qui, questo shampoo, ha un profumo buonissimo, tipo come il solero, comunque di pesca, non so, ma ha un profumo veramente stupendo. Questo era tutto il mio shopping da Notino e domani dovrebbe arrivarmi un pacco da Zalando Privé, sempre se riesco a ritirarlo, perché non so se domani ci sono. Comunque, detto ciò, di sicuro farò un video anche solamente dove mostro quello che ho acquistato. E niente, questo è quanto. Un bacio, ciao a tutti. Allora, vi avevo anticipato in un video precedente che avrei registrato un video a parte da aggiungervi poi in un secondo momento per quanto riguarda gli acquisti che ho effettuato su Zalando Privé. Gli ordini erano due, ma per fortuna mi è arrivato tutto insieme ieri e adesso vi mostro nel dettaglio cosa ho acquistato. Allora, ho acquistato delle magliette a manica lunga basic. Tutte quelle che vi mostro sono in taglia S e le ho pagate 6,50 euro. Allora, ho acquistato questa qui grigia a costine, poi della stessa linea di Stradivarius ho acquistato questa qui nella tinta marrone e poi ho acquistato questa qui che invece ha una costina diversa, un po' più larga e anche la vestibilità è un po' più elastica. Poi ho acquistato questi occhiali di Stradivarius e all'interno hanno anche il pannetto per pulire i vetri e poi ho acquistato questa borsetta barra pochette perché è davvero piccolissima, però mi piaceva tantissimo l'effetto tipo un po' tartarugato e la cosa bella è il colore, questo rosso vernice e all'interno porta anche la tracolina che può essere o non essere utilizzata a seconda di come si preferisce, a me piace anche tantissimo così. E poi il secondo ordine la pochette, se non erro, l'ho pagata sui 6 euro. Invece, non mi ricordo se gli occhiali vi ho detto che li ho pagati sui 4-5 euro. C'era anche un altro paio e spero tanto che Zalando li rimetta perché devo assolutamente prenderli. E poi per quanto riguarda questo acquisto, ero un po' titubante perché avevo paura che questo zaino fosse troppo grande. Effettivamente lo è un po', però lo zaino precedente che avevo di Pull&Bear si è rovinato e quindi ho preferito prenderlo comunque, anche perché nel caso non dovessi sfruttarlo adesso. Lo userò per tutto l'inverno, per me è molto comodo e pratico lo zaino. Comunque lo zaino anche lui è di Stradivarius e l'ho pagato 15,50 e fatto in questo modo. Ha sia la zip sul davanti, è molto molto capiente. Aspettate che con una mano è un po' impossibile. Comunque l'interno anche un'altra cerniera ed è veramente molto molto capiente anche questo manico sullo zaino. Qui c'è scritto, adesso me ne accorgo, taglia M, effettivamente è abbastanza
grandicello, ma mi piace tantissimo l'effetto che è un, diciamo, è matto e opaco come finish, ma per me lo zaino è veramente pratico e comodo. Questo è quanto. Un bacione, ciao a tutti. Dato che oggi sono andata al mercato, oggi era l'ultimo giorno di mercato, dopodiché se ne riparlo a settembre, voglio mostrarvi cosa ho acquistato. Sono su per giù 20 pezzi e li ho pagati 1 euro l'uno. Allora, ho acquistato questo pantaloncino di jeans, questo shorts. Allora, ho deciso di registrarvi questo video perché, un video parlato, perché stamattina mi sono recata al mercato e ho preso alcune cosine che vi voglio mostrare. Su per giù ho preso 20 pezzi, pagati 1 euro l'uno, e adesso vi faccio vedere cosa ho acquistato. Allora, ho preso questo pantaloncino di jeans per mio figlio, di questo marchio, che io personalmente non conosco. Poi, sempre come pantaloncino, però per stare in casa fresco di tuta, ho trovato questo qui del marchio Primigi e all'interno delle taschine blu navy. Poi, sempre come pantaloncino di tuta, però un po' più lungo, ho trovato questo qui bellissimo del marchio Minimal e all'interno porta questo laccetto per stringere in vita. E poi per uscire invece ho trovato questo qui, anche se è un po' più grande, ma l'ho voluto prendere perché mi piaceva tantissimo il tessuto. È un pantalone effetto jeans con degli strappi ed è di questo marchio. Aspettate, si vede meglio qui. Rebel. Ha questo cordino ed è arricciato. In vita porta questo elastico e poi sul retro, solo sui taschini, ha questo effetto strappato. Come magliettina ho trovato invece questa polo bianca con questo colletto in due colori, sia col grigio che con il blu navy, ha questi bottoncini ed è di questo marchio San 68. Ovviamente è tutto da lavare. Invece, per mio marito ho trovato questa shirt di Superman con il taschino e tipo un grigio ghiaccio. E poi sul retro della shirt c'è proprio lo stemma di Superman. Sempre per mio marito ho trovato questa shirt con il taschino, molto semplice, però mi piace tantissimo questo effetto, tipo un po' macchiato, sfumato. Questa qui è un misto tra come colore tra bordeaux e coccio e questo è il marchio della shirt. E poi ho trovato questa qui, sempre per mio marito, questa shirt di Pull&Bear. Con questa zucchetta e sul retro è nera di fondo e sul retro c'è porta questa scritta. Invece per me ho preso questa shirt molto semplice nel colore arancio con questi bottoncini a ciappetta di questo marchio. Poi ho preso quest'altra shirt di questo marchio Fall in Love con questa scritta con i brillantini e poi a un certo punto sul davanti si apre questo spacco e è una shirt corta davanti, cioè non proprio corta, è corta ma è aperta con lo spacco e lunga dietro, infatti questa penso che la metterò con uno shorts sotto. Poi ho preso questa camicetta che sicuramente sarà maschile, però mi ha colpito tantissimo per la fantasia e i colori e poi ha tutti questi bottoncini effetto tartarugato e a mezza manica, la taglia, vi dico la verità, non c'è etichetta, credo sia una SM, non so, di questo marchio e è stropicciata, maltrattata, adesso non so se è proprio l'effetto della camicetta o perché comunque era in mezzo a tante cose. Poi ho preso queste due magliettine, ho preso questo top e questo body. Questo top è di Shein grigio
E poi ho preso questo body invece del marchio Only. Questo qui mi è piaciuto perché è nero semplice, però aveva questo particolare della bretellina con tutti questi colori. Poi ho trovato questa maglietta della Disney nella taglia S con questa stampa e credo la userò quasi sicuramente come maglia del pigiama. E poi ho preso questo giubbottino di jeans di questa marca. Invece adesso vi mostro i jeans e il pantalone che ho trovato al mercato. Allora, ho trovato questo jeans di Stradivarius in questa colorazione e questo qui è uno skinny basico. L'unica cosa, diciamo, particolare è che finiscono la maggior parte tutti a sigaretta. Questo qui è sfrangiato sul fondo. E poi ho preso questo pantalone. Aspettate che ve lo faccio vedere meglio. Questo pantalone del marchio Pull&Bear. Questo qui è un modello un po' baggy, cioè un po' a palloncino. E poi sotto porta la molla. E poi ho trovato questo jeans, non è il mio genere, però ho voluto rischiare, anche perché per un euro voglio dire. Questo qui è di Bershka, sì, di Bershka, e è un lavaggio chiaro. A me non piacciono particolarmente i lavaggi chiari, però questo qui non so perché. Ma l'ho voluto prendere perché mi piaceva tantissimo il modello e poi sotto scende con questo spacchetto. Questo qui non è a sigarette, è un po' più a zampa, ma non so perché mi piaceva il modello. Ho detto vabbè, per cambiare un po' lo prendo. E sul retro invece è semplice. E poi ho trovato questo qui. Un po' strappato. Questo qui sempre skinny di Pinky e questo sarà un vita alta sicuramente con questi strappi e questo diciamo è il mio lavaggio preferito e anche sul fondo è a sigaretta stretto ed è sfrangiato. E poi per finire ho preso questa salopette del marchio OVS. È un chiaro scuro come lavaggio di jeans e porta questi strappi e alla fine ha questo stacco di colore. Poi come ultima cosa, stamattina mi è arrivato un pacchetto da questo shop Vanity Rose che ha sia un sito ma anche una pagina su Instagram e su TikTok. Io ho acquistato questo primer per unghie del marchio Essie, pagato 1 euro. Poi loro mi hanno omaggiato di, credo sia un foulard, fantasia a pois, con il fondo nero. E poi ho finalmente acquistato, perché l'avevo vista in un video, questa pochette del marchio, pochette barra beauty, non so, del marchio Pupa. Mi piace tantissimo, a parte il colore, ma poi è molto molto capiente e ha questi laccetti. E questa qui l'ho pagata 5 euro. Questo è tutto il mio shopping di oggi. Un bacio, ciao a tutti. E poi stamattina mi è anche arrivato un pacchettino da Amazon. Avevo acquistato giorni fa una cosa che era davvero moltissimo che non indossavo, anche se mi piacciono tantissimo. Ho acquistato questo anellino per il piede. È uscito in questo sacchettino, adesso ve lo mostro meglio. L'anellino è argento e poi ha questa fascetta in opale. Questo qui io non so se rende il video, ma è davvero stupendo. Ve lo mostro nel dettaglio. Dal video sicuramente non rende, ma vi posso assicurare che è davvero uno spettacolo. Questo è tutto il mio shopping. Un bacio, ciao a tutti!